Allora, questo il racconto di Barbara Gubelini e Dean Buletti, insomma, più chiari di così forse si poteva, non si poteva essere. Buongiorno a Michele Gubitosa, Movimento 5 Stelle, buongiorno, buongiorno a Nino Cartabellotta con noi in studio Fondazione Gimbe. Tra buongiorno. L'altro il rapporto, il regionalismo differenziato in sanità, questo è l'osservatorio primo numero del 23 e insomma sentiremo che cosa ne pensa. Buongiorno a Luca Toccalini che è collegato con noi dalla sede di Milano, corretto? Sì, della sede RAI di Milano. Buongiorno, ciao Pietro Senaldi, direttore di Libero. C'è Gimbe Cartabellotta, le parole del Presidente dell'Ordine dei Medici, Filippo Anelli, che dice saranno in questo modo a rischio con questo progetto di autonomia le cure per tutti. Certo, questi racconti che vi abbiamo dato da Tachino e poi il servizio che abbiamo appena visto ci dicono che già non ci sono le cure per tutti. Ma il problema fondamentale è che la sanità in Italia è stata fortemente definanziata negli ultimi 15 anni da tutti i governi, da destra a sinistra, poi ha subito il grande taglio dell'era del governo Monti per riequilibrare la finanza pubblica e anche negli anni a venire, a parte quelli che sono stati gli extrafinanziamenti durante il periodo Covid, non ha avuto i finanziamenti adeguati. Quindi c'è un problema di risorse. Poi c'è un problema di gestione di governance tra Stato e Regione, perché lo Stato definisce i livelli essenziali di assistenza, quelli che oggi con il disegno di legge sull'autonomia saranno ribattezzati livelli essenziali alla prestazione, ma attenzione, la definizione di questi livelli non significa garanzia e quello che noi fotografiamo è un'enorme diseguaglianza che parte da un gap strutturale da nord a sud, sì, che poi genera una grande migrazione sanitaria, ma soprattutto gli strumenti con i quali lo Stato monitora l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza oggi in sanità rappresentano una sorta di ecosistema, di laboratorio già sperimentato per fare capire che quel principio di uguaglianza dei cittadini di fronte al diritto costituzionale alla tutela della salute non è rispettato. Quindi oggi noi in Italia abbiamo una salute diseguale che poi assurge agli onori di cronaca quando succedono situazioni quali il neonato morto piuttosto che altre problematiche che avete ben descritto. Allora Marco, fra l'altro ci dai l'ultimo aggiornamento su questo fronte? Allora, ci spostiamo a Lodi, Monica, perché questa notte, praticamente ieri sera, è la Clip 25. Purtroppo è venuta a mancare e si è recata al pronto soccorso il medico. Non c'era. Quello è un pronto soccorso di una struttura pubblica, il medico non c'era. Allora io le chiedo una cosa, Cartabellotta, noi stiamo parlando di autonomia regionale tra le ragioni addotte per dire guardate che se la sanità non funziona è perché c'è una responsabilità delle regioni, ma allora io mi rifaccio al sindaco del Casertano che dice ma forse non è che la sanità deve essere gestita a livello centrale, non è che andrebbe... No, guardi Monica, io su questo andrebbe meglio. Con gli studi che abbiamo fatto con la Fondazione Gimbe non siamo mai entrati nella polarizzazione tra sanità centralista e sanità regionalista. Cioè qua il vero problema è come all'interno, nell'alveo di quelle che sono le responsabilità dell'articolo 117, quello che deve fare lo Stato e quello che devono fare le regioni. Lo Stato non ha fatto lo Stato per troppo tempo perché ha lasciato le regioni troppo libere, lasciando alle autonomie regionali tutte le capacità di pianificazione e organizzazione dei servizi, dove alcune regioni virtuose sono riuscite a fare dove quello che a garantire diritti per i cittadini, altre regioni nelle quali la pubblica amministrazione non è riuscita a organizzare tutta una serie di aspetti si trovano queste carenze. Quindi sul fatto che al sud ci siano stati sprechi, questo è assolutamente fuori discussione, però va fatto passare anche, su questo sono d'accordo col direttore Senaldi, il messaggio che avere una sanità efficiente ed efficace per i cittadini non è avere l'ospedale sotto casa, è avere una rete di servizi diffusi che è in grado di offrire un'assistenza di qualità a le tutti. Strade, le famose strade e questo va organizzato anche in funzione di aspetti di viabilità e di orografia, ci sono i fondi di perequazione, dice Toccalini. Ci sono i fondi che servono, Toccalini, ci dobbiamo far capire cosa sono i fondi di perequazione, le risorse sono dei fondi che servono proprio per sono più posti letto, perché il grande problema dei pronto soccorso ma della sanità in emergenza è proprio è quello che dicevano a chi basso, la possibilità di collocare in maniera adeguata i pazienti che necessitano di ricovero. Dopo il Giappone siamo la nazione più vecchia del mondo. Quello non possiamo pensare di dimenticarci della realtà. Cartabellotta. Ma
Guarda, assolutamente d'accordo col collega, però quello che noi stiamo dimenticando... Ma la risposta che lo Stato sta dando, se la sta non dando... c'è nessuna, ecco. ma non questo governo, la risposta soprattutto al finanziamento della sanità e al personale non l'ha data nessun governo, perché noi abbiamo depauperato il capitale umano del Servizio Sanitario Nazionale, non abbiamo finanziato le scuole di specializzazione, ora improvvisamente ci troviamo di fronte al fatto che i reparti sono sguarniti e in più lo stress test della pandemia che cosa ha determinato? Ha determinato i licenziamenti volontari, non c'è più attrattività nel Servizio Sanitario Nazionale, quindi quando un paese smonta uno dei pilastri insieme alla scuola della nostra democrazia, di che cosa stiamo parlando? Cioè, stiamo discutendo dell'autonomia, qua il problema è che bisogna finanziare il Servizio Sanitario Nazionale, potenziare il capitale umano, perché questi eventi che voi avete raccontato saranno sempre più frequenti, perché sono spie di una situazione che ormai si perpetua da anni e che adesso con la pandemia nel post pandemia andrà sempre più a peggiorare, perché quello che è un po' l'emorragia naturale dei pensionamenti, perché c'è una gobba pensionistica importante, si sta aggiungendo l'imprevisto che tanti stanno andando via, quindi il problema è che con i gettonisti, i gettonisti sono dei tappi che servono semplicemente a gestire quella che è l'emergenza nell'emergenza, ma non aggiungono qualità e capitale umano. Che in legge di bilancio la Meloni, in questo scenario, ha abbassato le risorse alla sanità, diciamo anche questo. Però guarda, su questo a me piace essere una parte di qua e una parte di là. Loro hanno messo 2 miliardi 150 milioni in più quest'anno e qualche milione in più gli altri anni. Quest'anno la maggior parte dei soldi saranno assorbiti dall'energia. Io qua non dico togliere, però alla sanità, il documento di economia e finanza che portava al 6,1% il rapporto spesa sanitaria PIL è stato fatto sotto il governo Draghi, quindi né l'uno né l'altro hanno intenzione di investire sulla sanità. Questo è il problema. Io che però diciamo difendo anche le scelte del governo Conte, con il governo Conte avevamo superato il 7%, se non mi sbaglio. Però oggi il PIL, aspetta, arriviamo al 6, forse allora, sotto il 6. Però il PIL era sceso e c'era stato un extra finanziamento dovuto alla pandemia. E noi abbiamo avuto un extra finanziamento, ma non è stato un finanziamento strutturale del Servizio Sanitario Nazionale. Ma noi qui è così come è stato un finanziamento per gestire la pandemia. È lo stesso ragionamento dello sconto sul carburante. No, ma l'abbiamo fatto, poi è finito. Sì. Si prorogano le cose, si prorogano. Allora, guarda, a me piace stare sopra i dibattiti politici. Il servizio sanità pubblica è stata sempre considerata un costo per qualunque governo e non un investimento. E lei non deve essere contento se la Meloni abbassa. Non sono contento, ma non sono contento di nessun governo, perché tutti i governi, quelli di sinistra incluso, hanno disinvestito dalla sanità. Cioè, io sto dalla parte dei cittadini. Allora, non sto dalla parte della politica. Eravamo arrivati a quasi il 7%, forse qualcosa in più del 7% sul PIL di spesa sanitaria, forse scenderemo sotto. Parliamo di spesa assoluta. Siamo a 134 miliardi e siamo praticamente il 50% della Germania. Poi torna a Tacchino che ci stanno ascoltando. Perché io guarda, ho assistito al dibattito, no?